ben arrivati. Siamo l'allevamento Santa Inés e siamo pronti per mostrarvi i puledri che saranno venduti alla Coppa Bullrich del 14 maggio, quindi siamo molto contenti di mostrarveli. Ed anche orgogliosi di essere italiani, ma in Argentina, dove si può allevare veramente bene ed è il posto migliore. Prego, seguiteci. Siamo qui all'allevamento Santa Inés, Capitan Sarmiento, Buenos Aires, con uno degli allevatori più prestigiosi e rispettati del mondo ippico, il signor Alessandro Misrocchi. Grazie davvero per averci qua. Siamo in una presentazione per una vendita il 14 di maggio al Tattersall di Palermo e volevamo un po' capire la storia di questo allevamento e la sua passione per questo mondo, per questo mestiere. Prima di tutto grazie a voi per essere qui. La storia mia con i cavalli inizia molti, molti anni fa, quando ero ancora molto giovane. Sempre mi sono piaciuti molto i cavalli. Ho iniziato praticando equitazione all'età di 8 anni e poi ho fatto anche gare così a livello internazionale, finché mi sono appassionato ai puro sangue e quindi ho iniziato ad allevare con due fattrici in Italia. E stiamo parlando degli anni, fine anni 70. E queste fattrici io le servivo con stalloni europei, cioè le mandavo in Francia, in Irlanda, in Inghilterra e poi i figli venivano venduti alle aste di Milano, di Settimo Milanese. E poi quando sono venuto in Argentina ho scoperto questo paese così straordinario, nel senso di avere dei campi eccezionali, questa grandissima passione anche per i cavalli. E ho iniziato così a interessarmi del puro sangue anche qui e quindi approfondire un po' tutto il discorso delle linee di sangue anche argentine e pian piano sono riuscito a formare un gruppo di fattrici interessante, sempre col passare degli anni sempre più selezionate, utilizzando anche stalloni già possibilmente provati, cioè stalloni di successo. Quindi anche la decisione di non avere uno stallone proprio nell'allevamento, ma di avere parti in vari stalloni di altri allevamenti che diciamo che risiedevano in altri allevamenti, per cui questa possibilità di accoppiare le fattrici con differenti stalloni, cioè avere questa varietà, questa scelta e poter combinare meglio la parte genetica e anche la parte fisica. Che sarebbe un processo molto creativo in qualche senso. Sì, penso che questa attività ha una parte, perlomeno la parte più bella che vedo è questa, è la creatività, cioè in questo momento dell'anno che stanno per iniziare l'epoca delle monte ci si inizia a pensare come combinare queste fattrici con i differenti stalloni, quindi si inizia prima un'analisi a livello di pedigree, di genealogia, poi si passa ad un secondo filtro che è quello fisico e quindi si restringono le opzioni, le alternative. Quando rimane ancora qualche dubbio io dico sempre che poi la scelta migliore è quella che uno sente come migliore, quindi a livello proprio anche di sensazione, di emozione, di feeling, no? Perfetto. Per cui insomma secondo me c'è un aspetto importante artistico nell'allevare cavalli, cioè, secondo me questa è un'attività molto creativa. Lei è stato l'allevatore del cavallo probabilmente più importante dell'Argentina, della storia argentina, uscito da questo paese invasor, e oggi abbiamo visto un fratello suo della stessa madre. Invasor era figlio di Candy Stripes con Kendon e oggi abbiamo visto un figlio di Kendon con Nicola Stripes che è figlio di Candy Stripes. Okay. Questo di aver allevato un cavallo come Invasor è veramente qualcosa che vivo con grande piacere, nel senso che uno può fare tutte le cose nella miglior maniera dei modi, però alla fine ci vuole anche sempre un po' di fortuna.
e questo cavallo veramente ha fatto cose incredibili a livello mondiale, ha vinto praticamente tutte le gare che ha disputato all'estero, tra le quali la Breeders' Cup, che Classic, che è praticamente considerata la corsa più difficile degli Stati Uniti alla pari del Kentucky Derby, e ha vinto anche la Dubai World Cup, che anche quella è considerata una corsa di massimo livello. E, diciamo che il fatto di aver potuto trattenere la madre, nel senso di non venderla, è stata anche quella un po' una decisione, diciamo, un po' pazza, nel senso sì, di non seguire solamente dei criteri economici, ma di pensare nel futuro dell'Aras. E effettivamente il 14 maggio c'è quest'asta molto importante, Coppa Bullrich, cioè sono 4 giorni, il primo è il 14 maggio, verrà venduto questo figlio di Kendon, quindi fratello di Invasor. Mi è capitato anche di aver avuto delle cavalle che hanno avuto ottimi successi in corsa e dover rifiutare offerte anche importanti, ma sempre perché uno predilige la questione dell'allevatore rispetto a quella del commerciante, diciamo, di vendere cavalli e trasformare il cavallo in un incasso interessante. Io penso che ognuno chiaramente può fare la sua scelta, no? Però certo, l'allevatore deve un po' sempre andare verso questa scelta, diciamo, di prediligere la genetica, il miglioramento, la selezione dell'allevamento, piuttosto che il discorso di incassare velocemente delle cifre. Esatto, avere la possibilità di, non lo so, migliorare la tradizione, in qualche modo c'è una dedicazione di anni, quasi una vita dietro di questo, e come vede il futuro di questo allevamento, dell'attività in Argentina, a livello anche mondiale? Io penso che a livello Argentina penso che ci sono tante cose che possono essere migliorate, anche la situazione economica di oggi nel paese non aiuta certamente, però io penso che è una di quelle cose che si fanno veramente molto bene in Argentina, quello di allevare cavalli, e quindi sarebbe veramente un peccato non dovesse raggiungere, cioè mantenersi nei livelli attuali e anche migliorare. E per quanto riguarda il discorso personale dell'allevamento, io continuerò ad avere questa filosofia di prediligere la qualità sulla quantità, quindi non ingrandire molto il numero di fattrici, cioè un numero di fattrici abbastanza contenuto, e però cercando sempre di puntare alla qualità. Stessa cosa anche con gli stalloni. Quante nascite ce ne sono all'anno? È all'incirca fra i 60 e i 70 pulitre all'anno, più o meno è il numero. Perfetto, bene. Non so che cos'altro chiedere, ci sarebbero tantissime cose, ma siamo molto contenti di avere la possibilità di essere qui e di vedere questo posto meraviglioso. E la ringraziamo davvero. No, grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.